Gli occhi scuri del Samba è un racconto di formazione che nasce dalla mia esperienza di volontariato a Salvador de Bahia con i Senzatetto. Nasce quindi sul campo, dagli incontri, incontri che io ho messo insieme per formare il personaggio di Marchigno. Marchigno è un mendicante, un senzatetto, e ha tutto un suo modo di vedere, tutta una sua filosofia di vita. Potremmo parlare di questo libro come un viaggio, appunto, un viaggio che parte dalla mia insoddisfazione nella vita che avevo in Italia, dal sentire che le risposte che mi venivano dalla scuola, dal lavoro, dalla società in generale non mi bastavano, non mi bastavano come essere umano. Sentivo che c'era altro che dovevo fare, avevo bisogno di sentirmi veramente utile, di vedere che la mia azione portava un cambiamento concreto sul mondo. Paroloni oggi ci abituano purtroppo a sognare molto basso. No, io non dobbiamo soffocare la nostra domanda di senso, non dobbiamo accontentarci, ma dobbiamo seguire quell'anelito verso l'altro. Salvador nel quartiere turistici, così sono rimasto comunque un po' deluso perché si ritrova un mondo molto simile a quello che c'è nel primo mondo. E invece ho trovato le risposte e anche altre domande nella notte, nel cosiddetto popolo della notte. Ha un qualcosa di molto più umano di tanti altri. E allora questo partire porta a un lasciare il già noto e ad un affidarsi. Affidarsi e chiedere. Tu, quando sei in un posto sconosciuto, devi per forza chiedere, devi aprirti, devi chiedere informazioni, devi fare molta più attenzione alla realtà anche per evitare i pericoli. E quindi ti porta in una situazione in cui sei più aperto anche all'altro e agli imprevisti. Il libro praticamente parla delle questioni e degli avvenimenti affrontati con Marchigno nelle notti di Salvador. E le questioni sono delle più disparate, dal senso della vita, che cos'è l'amore, alla condizione dell'essere umano in generale. Ogni capitolo è preceduto da una citazione che introduce la tematica trattata. È un libro che cerca di suscitare in noi delle riflessioni. Lascia anche delle domande aperte. Arrivare a trovare dei punti fondamentali che sono l'importanza dell'altro, l'altro da noi. L'altro è colui che è in grado di leggere la favola che è scritta su di noi e di raccontarcela. Quando tu esci dalla tua zona di comfort, vai verso l'ignoto, non sai dove vai, ma sai che devi andare. È un po' la storia della terra promessa. Io so che devo andare, che c'è, la terra promessa c'è, non so dove, non so quando la troverò, ma c'è, ci deve essere, per forza. Se ti accontenti, tradisci un po' l'anelito che avevi dentro. Se ti accontenti, allora è come se fai un compromesso. Allora no, bisogna andare nella strada, è nella strada che trovi le risposte. C'è solo la strada su cui puoi contare, diceva Giorgio Gaber. La strada è l'unica salvezza. Allora ecco, io vi invito a venire con me nelle notti di Salvador, in queste strade, e insieme domandarci che cosa suscita in noi l'incontro con l'altro, con la realtà. Grazie e se volete potete scrivermi e commentare. Ciao, alla prossima.